Un rimpallo. Poi su Georgatos, intervento a piedi uniti. A forbice, scusate, di Ariel Ortega. Resta dolorante l'acqua di Patrasso, lo vediamo a terra. Inter in vantaggio, 2-1. Il gol in apertura di Zamorano, il pareggio fortunoso. Diciamo che i due gol hanno avuto delle situazioni fortuite che li hanno caratterizzate. Il rimpallo che ha messo fuori posizione la difesa del Parma, bravissimo Zamorano a saperne approfittare. La deviazione che ha messo fuori causa Peruzzi di Simic sul tiro di Crespo, ma il gol di Tritolo invece è una perla da lasciare lì, da tenere in videoteca. Ed eccoli qua, Volpi della casa, che hanno soccorso l'Aquila di Patrasso, che ritorna regolarmente in campo. Un gran gol, quello del 2-1. Dopo 17 minuti, il controllo di tacco, dribbling in movimento. Ancora attenzione, ancora Vieri. Difende il pallone, gli vanno addosso in due. Lo mette fuori per Sosa. Sosa fa girare palla ancora per Gheo. Alza la testa, Gheo, il cross. Attenzione Moriero, il palo! Vieri! Era il 3-1. Era il 3-1. 19esimo. Il cross di Georgatos sbuca come un'anguilla inferocita dalla parte opposta a Checco Moriero. Guardiamo. La palla va a vuoto, arriva Moriero. Piattone, palo lontano, palo. La palla rimbalza su l'Assisi Vieri, porta vuota. Non ce la fa a dare la zampata. Inter che sta legittimando il vantaggio. Parma che mi sembra stia facendo piuttosto fatica a contenerci. Zamorano sullo stretto con Sosa, Gheo. Palla buona per Zamorano, Turam chiude. Ripartono loro con Ortega, Baggio per Di Vaio, pallone in avanti, ancora Baggio, ancora Ortega, Di Vaio controlla bene, sbraccia con Panucci, il fallo dovrebbe essere del nerazzurro e si arrabbia, ma mi sembra che trattenesse. Lo rivediamo da qua, lo rivediamo, vedete qua, eccolo che sbuca, arriva Moriero, colpo di prima intenzione sul palo opposto, il piatto, ha colpito benissimo, vedete? La prova piazzata, la palla si stampa sul palo, rimbalza su Turam e poi Vieri non riesce ad approfittare. Attenzione però, qua c'è un calcio punizione pericoloso, c'è una ammonizione per un nerazzurro, vediamo perché, per Zamorano, ammonizione per, no, ammonizione per chi? Per Panucci, continua a brontolare e si prende una targhettina amarilla per proteste. Eccolo qua, Cristian Panucci, prima stagione in nerazzurro, provenienza Real Madrid. Intanto questo calcio di punizione lo manda, l'arbitro non si vuol far mandare, poi interviene Di Biagio. Ah, poi hanno ancora un bel parlottio, la regia ci fa vedere ciò che non si era visto prima, arriva D'Artagnan a placarlo e lo rimanda nonostante il chiarimento, lo rimanda, e allora De Santi dice, ma ti mando io. Calcio di punizione, tiro di Peruzzi che ribatte con i pugni e poi c'è un fallo subito. Il tiro potente mi sembra di Dino Baggio. Carica il destro, la respinta, non era facile, arriva col pugno Peruzzi, poi subisce il fallo di Ortega, il calcio di punizione. Il tiro potente, vedete, Dino Baggio cerca il primo palo, non rischia la presa, non va con i due pugni, va con una mano sola a Peruzzi, abile nell'occasione. Tutto questo al 21esimo, la reazione del Parma in questo tiro sul calcio battuto. La palla dentro, ancora Zamorano, Buffon con calma cerca il rilancio immediato, vuole lanciare lungo, la palla per Crespo, troppo lunga. Cercato di sorprendere Buffon, la retroguardia nerazzurra. Ripartiamo con Saverio, Panucci chiama la palla a Sosa, Panucci viene invitato a lanciare lungo, poi Vieri all'indietro verso Angelo Custode, eccolo qua il suo pallone in avanti, il controllo di Vieri, difende con il petto, poi Cannavaro in seconda battuta mette giù Sosa, tocca corto per Gigi Di Biagio, attaccato da Ortega, commette fallo ma resiste il piccolo fantasista argentino, parte in dribbling, buono Di Biagio a chiudere, a rubare palla, attenzione ancora palla buona, Gigi Di Biagio cerca il taglio, Vieri solo, posizione regolare,
Va dentro dalla sinistra, un rimpallo, Moriero, e gol! E questa volta l'ha messa, il 3-1, Checo Moriero. 38esimo. Il cross dalla sinistra di Vieri viene ribattuto, la palla si impenna. Su questa palla vagante il più lesto a sbucare è Checo Moriero, colpo di collo pieno, sotto misura. E gol del 3-1. Rivediamo, Vieri, il tiro, cross, la deviazione di Liassissi, palla che arriva, viene sorpreso nell'occasione Vanoli. Rivediamolo, eccolo qua, viene sorpreso. Paolo Vanoli non può anticipare Moriero, che riesce a mettere dentro sotto misura, colpo di esterno, niente da fare per Gigi Buffon. Eh sì, la festa dello skipper, eccolo qua, Marcello Lippi, 3-1, bene, bene, benissimo. E l'arbitro dice che bisogna agitare una lavagnetta con 2 minuti di recupero. Siamo nelle fasi finali, 3-1, un'ottima Inter in questo primo tempo, ma il Parma è squadra di rango, bisogna rispettarla fino alla fine. Però con il 3-1 possiamo rispettarla stando molto più sereni. Tanto un fallo subito a D'Artagnan, il calcio punizione, lui che va a mettere palla giù, calzettino un po' corto. Il lancio largo sulla sinistra, Zamorano che recupera il pallone, tocca per Gheo. Gheo che alza la testa, cerca Tritolo. No, troppo profondo questo pallone, ha colpito male Georgatos. Intanto Ronny può star tranquillo e se la ride con Signora. Eccolo qua, il bel sorriso. La palla per Vanoli. Vanoli che è attaccato da Moriero. Il pallone in avanti. C'è il fallo di Blanc su Ortega. Calcio di punizione in favore del Parma. Lo batte Dino Baggio. Il tocco per Fuser. Fuser ancora per Baggio. Baggio che si ferma. Tocca corto per Ortega. Subisce un fallo, resiste poi ancora Ortega, esce palo al piede su Zanetti, allarga per Vanoli, il suo cross buono, secondo palo, Crespo non ci arriva. Passa il tempo e la rabbia di Hernan Crespo, grande bomber, giocatore costante del rendimento, eccolo qua. Erano 40 i gol, avevamo detto prima, più quello che ha segnato poc'anzi, sono 41 gol in Serie A per questo centravanti alla sua quarta stagione in maglia gialloblu. Rimessa con le mani intanto di Gheo per Zamorano, ancora Georgatos, l'arbitro dice che il tè è pronto e De Santis manda le squadre negli spogliatoi con i parziali di 3-1, ricordiamo i marcatori: al 7° minuto Zamorano, al 14° il pareggio di Crespo, poi Vieri al 17, gran gol, e poi Moriero al 38. Novità nel Parma, 2 cambi, non c'è più Serena, c'è Breda, non c'è più Di Vaio, c'è Amoroso. Nell'Inter Lippi invece continua con l'11 iniziale. E allora vediamolo, questi nuovi schieramenti: il Parma con Buffon in porta, la Sissi, Thuram e Cannavaro in difesa. A questo punto Fuser, Breda, Baggio a centrocampo con Vanoli, scusate, a centrocampo con Ortega, Crespo e Amoroso in attacco. Per l'Inter invece ancora Peruzzi in porta, eccolo qua Marcio Amoroso, lui che è capocannoniere in carica, arriva dall'Udinese, prima stagione in maglia gialloblu. Peruzzi in porta, Panucci, Blanc e Semici in difesa, Moriero, Zanetti, Sosa, Di Biagio e Georgatos a centrocampo. Intanto subito Inter, attenzione! Buffon smanaccia, non ne approfitta Zamorano. Zamorano e Vieri poi in attacco in panchina con Marcello Lippi. Vediamo intanto il cross di Moriero, va in uscita non perfetta, ma deve smanacciare via sull'arrivo di Vieri, Buffon. Zamorano non riesce ad approfittarne. In panchina dicevamo Ferron, portiere di riserva, poi Coe, Dabò, West, Fresi, Domorò e Recoba. Attacca il Parma, la palla fuori di Perdino Baggio, converge, chiude bene in questa occasione Simic che allontana, palla fuori. Intanto la regia ci ricorda i 2 cambi del Parma: Breda per Vanoli e appunto Marcio Amoroso per Marco Di Vaio. Ariel Ortega la mette in avanti, non è posizione regolare di Crespo, può tenerla dentro, sì, ma soltanto regalandola a Peruzzi sul primo palo ben piazzato. Si continua quindi col 3-1, secondo tempo in cui l'Inter adesso dovrà amministrare, dovrà cercare di tenere il Parma lontano, di non far fare il gol che riaprirebbe il match dando entusiasmo
D'Artagnani esce palla al piede con tranquillità a Gueò. È la quella di Patrasso che alza la testa. La tocca a rasoterra per Vieri. Buono 1-2. Sosa, D'Artagnan. Difende bene il pallone. Parte in dribbling. La mette per Zamorano. Che spettacolo, signori. Zamorano, Blanc. Resiste all'intervento falloso. Poi si prende un calcione nelle zone basse, non volontario. Però l'arbitro ha fischiato un calcio di punizione in favore del Parma per l'intervento falloso di Blanc su Cannavaro. Poi vedete che Cannavaro, cadendo, va a colpire proprio in zona inguinale. Intanto si scalda il postino. Laurent Blanc è pronto a riprendere il gioco con Dino Baggio, attaccato da Saverio. C'è Breda lì. Dino Baggio si porta a spasso Zanetti, tocco morbido in avanti, scavalcato il centrocampo, ma Panucci con calma per Peruzzi. Peruzzi lancia in avanti, la testa di Zamorano anticipata da Cannavaro, poi azione un po' confusa, mette giù Crespo, cerca Ortega, Georgatos chiude bene, mette giù dalla parte opposta Vanoli, il fallo di mano di Moriero. L'arbitro fa finta di niente, dà il vantaggio, era da ammonire Moriero per questo intervento irregolare, non è detto che l'arbitro non lo faccia dopo. Fuser mette giù, salta anche Paolo Sosa, si ferma, Zanetti su di lui, rinviene, e allora cambia gioco sulla destra ancora, dove deve uscire Ortega a gestire questa palla. Simic che cerca di contrastarlo, buono il tocco, poi Simic, anzi era Vieri, seconda battuta, il cross, attenzione, la testa di Panucci allontana, arriva Vanoli, carica al destro, Murato, la palla viva, attenzione, fuori gioco. Fuori gioco di due giocatori del Parma su questo tiro deviato, però. Quindi la posizione era irregolare già prima che calciasse, proprio nel momento in cui impattava Paolo Vanoli. Malisani agitato, dice non va. Forse non è contento di questa decisione arbitrale. Il rilancio di Angelo Peruzzi, la palla in zona Zamorano, Cannavaro di testa, mette giù poi Dino Baggio, campanile.